In campo anche la Roma contro il Paris Saint-Germain, sfida molto interessante per i giallorossi che hanno vinto la prima e cercano di vincere anche la seconda, anche se il gol del vantaggio è del Paris Saint-Germain con il gol al quinto minuto da parte di Fernandes, che sfrutta una ribattuta un po' corta da parte della difesa giallorossa. Qui il controllo e poi il destro vincente da parte del numero 7, Rafael Fernandes. Si sveglia poi la Roma dopo che subisce ancora un tentativo dalla distanza con la parata di testa di fatto da parte di Jacopo Mirra, uno dei migliori dei suoi. Eccolo qui Mirra che si sostituisce a De Franceschi e manda in calcio d'angolo. Dall'altra parte la Roma però inizia a macinare gioco, inizia a fare bene e trova il pareggio con questo autogol di Vennettilli, che poi, visto il replay, vanno tutti a congratularsi con Cesari, che però non è lui a colpire, ma Vennettilli colpisce per ultimo. E Cesari però ad avere la grande chance va dentro con il sinistro, la chiusura di El Annah che evita il gol del vantaggio della Roma è perfetta. Ecco qui ancora Cesari, supera il portiere, guardate cosa fa El Annah proprio sulla linea di porta e la manda fuori, bravissimo il numero 4 del Paris Saint-Germain. Poi tante le polemiche per questo gol non convalidato a Lamine Rouifed, il pallone è nettamente entrato, lo vedete, colpisce il palo e poi entra nettamente, lo vedete anche dall'ombra, diciamo, dalla traiettoria del pallone. Non è stato però convalidato, allora la Roma si scatena e trova il gol del vantaggio con Cesari, servito al bacio da Cioffredi. Paris Saint-Germain che si disunisce un po', anche turbato proprio dalle polemiche per quel gol, e allora subisce così il gol del vantaggio della Roma con Cesari proprio nel finale di primo tempo. Poi grande chance su calcio di punizione, colpisce il palo il Paris Saint-Germain con Vennettilli, eccolo qui il suo destro a giro perfetto, finisce però sul palo, quindi così perfetto in realtà non è stato. Nel secondo tempo la Roma trova anche il gol che chiude la partita, si tratta di Cioffredi che fa il 3-1, poi la prova a riaprire nel finale il Paris Saint-Germain con un calcio di rigore assegnato, ecco qui, per l'intervento su Fernandes, e si tra Fernandes, chiedo scusa, e va Gomis dagli 11 metri, non sbaglia il numero 10, un minuto dopo il gol del 3-1 di Cioffredi, fa 3-2 e accorcia nuovamente il Paris Saint-Germain, ma nel finale il meritatissimo gol al 21esimo minuto da parte di uno dei migliori giocatori di questa Roma, cioè Issa Guglielmetti, capitano e uomo leader, eccolo qui. Il tap-in vincente, tutto facile, esulta Guglielmelli.